Tutti voi buonasera e benvenuti alla GG2 delle 20:30. Poco fa, fumata nera come ci si attendeva, la prima votazione per eleggere il nuovo Papa. I cardinali riuniti da oggi pomeriggio in conclave nella Cappella Sistina non hanno dunque raggiunto il quorum dei 2/3 dei voti su un unico nome. Ci colleghiamo subito in diretta con Piazza San Pietro, c'è Giovan Battista Brunori. Buonasera Giovan Battista. Sì, buonasera, come vedete la piazza adesso si è svuotata, ma poco fa c'è stata una grande folla per assistere a quella che, come avete detto, è stata la prima fumata nera, quindi la prima votazione del conclave, come era ampiamente previsto. Non c'è stato un accordo tra i cardinali, tra i 115 cardinali elettori, su un nome che non ha raggiunto evidentemente il quorum dei 2/3, quindi 77 voti. Possiamo vedere le immagini di questa fumata che è stata appunto nel tardo pomeriggio e oggi, quindi con l'inizio dei lavori del conclave, è stata una giornata qui a San Pietro di grande emozione tra tanti fedeli. Come vedete la piazza era piena di fedeli che venivano da ogni parte del mondo, persone che hanno assistito appunto a questa fumata nera e che ha dato un po' l'avvio vero, e questa comunicazione data in tutto il mondo, l'avvio del conclave. Commozione, come dicevamo, tra i fedeli. Non c'è stata l'elezione del 266esimo pontefice, delusione anche tra i fedeli, che anche abbiamo raccolto delle battute tra loro. I cardinali adesso sono rientrati nella Domus Santa Marta, predisposta in Vaticano. Domani alle 7:45 si trasferiranno di nuovo nella Cappella Paolina per la Messa, quindi a partire dalle 9:30 ci saranno altri due scrutini, altre due votazioni al mattino e due votazioni il pomeriggio. Ma adesso vediamo su questa giornata, vediamo il servizio di Lucio Brunelli. Volte e affreschi mozzafiato, immagini spettacolari. La processione dei cardinali si snoda dalla Cappella Paolina sino allo splendore della Sistina. Un film antico ma girato dalle telecamere del Vaticano con criteri modernissimi, cinematografici. Rituali che seguono regole ben codificate. I canti in latino, litania dei santi e poi il Veni Creator, invocazione allo spirito. Assista ai porporati nella scelta del nuovo pontefice. Ne avranno bisogno, elezione che si presenta incerta. Regole che non ammettono deroghe per nessuno. Il decano del Sacro Collegio, Sodano, ha più di 80 anni, ha perso il diritto di voto, quindi nella Sistina lo sostituisce il cardinale Re. La mia previsione è che avremo il nuovo Papa entro giovedì sera e la messa inaugurale, il 19 marzo, martedì, festa di San Giuseppe. Ha fatto in tempo a scrivere il cardinale Dolan ai preti di New York, prima che scattasse la clausura del conclave. Et ego, Luis Antonio Cardinalis Tagle. Di fronte al giudizio di Michelangelo, il giuramento di segretezza e l'impegno a respingere ogni condizionamento esterno, giuramento prima collettivo, poi individuale, la mano poggiata sul Vangelo. 115 cardinali, età media 72 anni, per 67 fra loro, la prima esperienza in un conclave, principianti della Sistina. Infine il fuori tutti, extra omnes, sussurrato in realtà, più che intimato, dal cerimoniere pontificio, Monsignor Guido Marini. Extra omnes. Stamattina la messa solenne che ha aperto i riti del conclave, presieduta dal decano del collegio cardinalizio, Angelo Sodano. Allora ascoltiamo un passaggio della sua omelia. È un amore che si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, con l'ingiustizia, con la povertà e con tutte le fragilità dell'uomo, fisiche e morali. Questa missione di misericordia è stata affidata da Cristo in modo particolare ai pastori della Chiesa. È una missione che impegna ogni sacerdote e vescovo, ma è una missione che impegna ancor più il Vescovo di Roma. Miei fratelli, preghiamo quindi perché il Signore ci conceda un pontefice che svolga con cuore generoso tale nobile missione. Una giornata memorabile, quella vissuta oggi per l'apertura del conclave in Piazza San Pietro. Vediamo con quali aspettative migliaia di fedeli hanno sfidato la pioggia per essere presenti all'evento. Giovan Battista Brunori. In Piazza San Pietro, nonostante la pioggia, il freddo, molti guardano verso la Cappella Sistina, guardano quel camino,
Un'atmosfera particolare, sono venuti qui per seguire un rito antichissimo, sembra un tuffo nel passato, eppure in qualche modo è un rito che ha a che fare con i problemi di oggi. Tanti guardano questo momento storico per la Chiesa attraverso i maxischermi predisposti in piazza. C'è chi viene qui per curiosità, chi per turismo. Tanti fedeli portano sul sagrato problemi, aspettative, l'ansia per una vita sempre più difficile e complicata. Cresce l'attesa per un Papa che risponda a tutto questo. La pace nel mondo e soprattutto che sia il Papa della gioventù, intendo io también. Cioè, ci si aspetta che sia un Papa come Giovanni Paolo, da noi giovani soprattutto. Cioè, la pace è cosa più importante. A lei che cosa si aspetta da questo nuovo Papa? Un Papa italiano, un Papa italiano, spero. Di che cosa c'è bisogno, secondo lei? Ma di più fede, secondo me. Un Papa che tutti si aspettano, un Papa come Benedetto XVI. Lei che cosa si aspetta dal nuovo Papa? Mi aspetto che ci dia tanto coraggio per superare tutte le difficoltà, perché solo lui ci può insegnare come superare i momenti difficili. È un sostegno per la Chiesa soprattutto, è rafforzamento della fede di noi tutti. Castel Gandolfo, la gente stretta attorno al Papa emerito Ratzinger, che segue a distanza il conclave per l'elezione del suo successore. Sentiamo le emozioni raccolte da Cristiana Ruggeri. Mai come oggi per gli abitanti di Castel Gandolfo. È la prima volta nella storia che un Papa emerito soggiorni nel Palazzo Apostolico durante lo svolgimento del conclave. Sentiamo comunque la presenza di Papa Benedetto qui, si sente comunque sia in questi giorni, la percepiamo anche se non si può vedere. Orgogliosissima prima di tutto per aver scelto Castel Gandolfo, è anche emozionante perché è la prima volta nella storia che un Papa emerito fa questo passo. È orgogliosa, stupita e emozionata, direi tutti e tre. Anche perché per noi è stato un onore che comunque lui abbia salutato qui. Non solo d'estate, quando il Papa veniva qui a trovarci, anche adesso è al centro del mondo, tutti ne parlano e ne siamo orgogliosi. In questo borghetto medievale tutto parla del Papa, dal latte ai piatti tipici a lui dedicati, ai tanti ricordi personali dei residenti. È un privilegio avere qui il Santo Padre emerito durante fatalità, un nuovo conclave. A me basta che vengano in questo palazzo perché quando quel portone è chiuso ci sentiamo un po'. Invece quando è aperto con le guardie sopra già si sente proprio il profumo di Sua Santità che arriva, insomma.